the bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. Ragazzi, è bello vedere questo entusiasmo. Io sono qui, sono per la prima volta, mi avvicino alla politica, sto con Matteo Renzi, voglio impegnarmi. Arrivo alla politica per disperazione. Anche è stato un risolio, però arrivo alla politica per disperazione. Etimologicamente significa arrivo alla politica perché non ho più speranza. Ed è vero, cioè questo è un paese che se continua in questo modo così rassegnato, si continua a pensare che non ce la si può fare, e devo dire che questa politica dà motivo di pensare che non ce la si può fare, e questo fa sì che una statistica che mi sono letto 2 giorni fa restituisce che su un campione di 100 ragazzi che hanno finito la scuola superiore, 19-20 anni, l'86% dice che sarebbe pronto a fare un lavoro mal retribuito e che non corrisponde alle aspettative per lo studio che ha fatto, se quel lavoro gli dà la garanzia del posto sicuro. Cioè il lavoro diventa una roba, no? È un problema da sbrigare, un modo per mettere il porco all'ora, così non ci penso più. Ma questo è un paese che l'86% della generazione che deve rifare l'Italia, e solo il 14% dice: io sono pronto a mettermi in gioco, a fare impresa, a rischiare del mio, ad avere un atteggiamento di chi si butta, di chi ci prova, ed è un pochino per farci piacere. Torno ai temi del mercato del lavoro. Contratto unico di impiego, perché sennò ragazzi non riusciamo a superare questa precarietà che sta diventando una precarietà esistenziale, aggravata da un aspetto: siamo l'unico paese che non ha politiche continue di incentivazione all'impiego e all'assunzione. La sussidiarietà parte dal fatto che non è possibile che se tu un figlio te lo curi da subito te e ti tieni il malato in casa e non ricorre alla struttura e ti capitano un'autosufficienza e ti fai un 4 per tenertela lì e hai una persona anziana in casa. Allora, se ricorre alla struttura pubblica, ed è sacrosanto che tu abbia la risposta, perché quel problema, quel figlio non è un figlio tuo, è un malato, non è un ammalato tuo, è un ammalato, un figlio della comunità che li ospita. Benissimo. Però non possiamo dare una pacca sulla spalla a chi si fa carico di queste cose, perché stiamo dando una pacca sulla spalla. Addirittura abbiamo azzerato il fondo per un'autosufficienza. Io voglio che su una cosa ci intendiamo. Va benissimo la logica ragionieristica, rimettiamo i conti in ordine, ma davanti a cosa non siamo disponibili a transigere? Io davanti alla difficoltà, davanti ad una mamma di 79 anni, col figlio della mia età, terminale, io non gli dico che il fondo sia azzerato, non ha neanche la forza di tirarlo su suo figlio. Un efficientamento serio dei costi di funzionamento della politica libera centinaia e centinaia e centinaia di milioni di euro, e questa è una cosa inaccettabile. Questo è un paese che ha lasciato andare i cavalli fino a trovarsi con le situazioni di eterogeneità per cui un consiglio regionale come il tuo costa 20 volte il tuo. Beh, insomma, da qualche parte bisognerà pure intervenire, ma non solo i consigli regionali, ma la Camera, il Senato, la riduzione del numero dei parlamentari, e tutto il tema degli enti costruiti ad hoc su una frammentazione di funzioni che è intollerabile. Io non mi accontento dell'accorpamento delle province, cioè, tanto meno fatto così. Io voglio che sul piano delle funzioni noi sappiamo chi in questo paese si occupa di dissesto idrogeologico, perché se viene una frana non si può intervenire in 5. La comunità montana, il consorzio di bacino, l'ex genio civile, l'STB della regione e anche la protezione civile della provincia. Non esiste. E poi il comune cura l'intervento sia sul territorio comunale. Noi stiamo trattando allo stesso modo, anzi quasi meglio, chi ad esempio i profitti dell'azienda li investe nell'azienda e chi con i profitti dell'azienda si fa una barca. Anzi, quasi meglio, perché sulla fiscalità legata ad esempio all'assunzione di un nuovo lavoratore c'è una contribuzione molto più alta di quello che paghi, tu ce lo insegni perché il tuo mestiere è questo, di quello che paghi ad esempio sull'acquisto di un bene anche di lusso e anche di prima necessità. Quindi io penso che comunque
una politica che in un qualche modo tratti diversamente chi ha a disposizione dei redditi importanti in questo paese si debba mettere in campo. Cambiare un po' di nozze gay con due soldi alle scuole private, così di là è contento i casini, di là è contento l'Italia. Ma l'Italia non si salva in questo modo. Cioè, o si crea convintamente una cultura politica nuova, fatta di responsabilità, non solo personale, in cui ci si carica dei problemi di tutti, e si diventa da questo punto di vista attrattivi, e non si fa il panino in Parlamento per cui per arrivare a 51 teniamo insieme quello che insieme non ci sta. Si prova nella logica che Renzi chiama della vocazione maggioritaria, insomma, di essere attrattivi verso gli elettori che nel tuo progetto si riconoscono e che tengono assieme la centralità della famiglia col fatto che nessuno può essere discriminato per le scelte che fa, e non lo si fa a parole, perché c'è una via possibile in questo.